Possiamo partire con un piccolo video? Blitz è una parola tedesca che nel linguaggio corrente ha un significato un po' aggressivo. Noi non la useremo così. Blitz vuol dire in realtà colpo a sorpresa, rapido, preciso, a effetto. Noi la useremo in questa trasmissione della Rete 2, per passare con voi un lungo pomeriggio fatto di tante cose, di tanti blitz. Perché finiremo per involverci. Ecco, dove sbocchiamo? Senti, quindi Sbocchiamo nel Mediterraneo, in Tunisia, non lo so. No, e quindi quella che era una proposta di speranza in quei metà degli anni 60 è diventata una colonizzazione culturale lo è sempre stata. alla fine. Forse hanno ragione quando dicono che essendo di lei la boxe sarebbe al tramonto. Capisco quello che vuol dire. La boxe sarebbe in pericolo. Ma dico a voi, telespettatori, quest'uomo qui mi conosce, mi segue ed è al mio fianco da quando ho cominciato a boxare. Lui sa che io non sono in pericolo. Non sono in pericolo, perché mi potrà seguire ancora per 5, 10 anni. Lui è grosso e io sono il più forte, Ci sobrevivi y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos. Entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Il destino di Diego Maradona è quello di essere sempre in mezzo alle tempeste. Anzi, adesso pare che non riesca addirittura a uscirne. Sono settimane che c'è un martellamento su questi suoi capricci, si scrive, sul suo male oscuro addirittura. Che ti succede, Diego? Non mi succede niente, Gianni, solo che sono stanco delle pressioni che ho avuto in questi anni e non sono sicuramente fortissimo, forte come mi hanno fatto sul giornale. Hai capito? Basta, lascia. E poi, allora, com'è successo poi a Pino Daniele? Che mi vuole bene, l'ho capito questa sera, che gli voglio ancora più bene io. Ai 3 anni, chiama Troisi per questa cosa, la mia gente, sta, fratelli italiani, sta Tony, Tocchigno, Troisi. Questo lavoro più o meno, insomma, non so se bene o male, da una decina d'anni ed è la prima volta, Gianni, che sono terribilmente emozionato, sono quasi in difficoltà a parlarne perché credo che chi vuole provare a fare nella maniera migliore questo mestiere, quello del giornalista, soprattutto quello dell'intervistatore nella fattispecie, l'unico vero modello italiano a cui può guardare sei tu. Gianni Minà è stato ed è probabilmente l'esempio del giornalista modello e moderno, ha attraversato il Novecento intervistando il Novecento, attraversando la storia, li ha intervistati tutti, Gianni, tutti. C'è qualcuno che dice se esiste un Dio, probabilmente ha intervistato anche lui. E lo hai fatto con una passione, dicevo, con una modernità che credo che chi stasera è qui non solo ti riconosca, ma avrà modo di vedere e riconoscere anche nel bellissimo documentario che poi seguirà questa nostra chiacchierata. Per me è un onore a nome dell'Arsenale averti qui. Ringrazio la Scuola Normale Superiore che ha collaborato e ha permesso questo incontro di stasera. Tra l'altro, bellissimo l'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio sul tuo mestiere, sul mestiere di cronista, proprio nella sala principale della Scuola Normale. Con te c'era Loredana Macchietti, che è tua storica assistente, produttrice, nonché compagna di vita, e ci avete un po', come dire, raccontato a vostro modo quello che è la storia del Novecento, qual è stata la tua storia con il Novecento. Ma stasera noi ti abbiamo chiamato qui per parlare di cinema, solo una delle tue grandi passioni. Prima di però chiederti una cosa sul regista, sul tuo regista del cuore, sul tuo film del cuore, una cosa te la chiedo, dicevo, hai reso l'intervista in qualche modo un genere alto,
hai restituito all'intervista, devo dire, l'hai reso, passami il termine, lirico, nel senso che vedere i tuoi spezzoni, stamattina ci divertivamo con un collega a ritagliare qualcosa che ancora si trova in giro e che ha migliaia, milioni di click, di visualizzazioni, ma soprattutto sei riuscito a intervistare, dicevo, i personaggi più importanti che hanno fatto la storia del Novecento, dalla politica allo sport, allo spettacolo, riuscendo veramente a farli parlare con il cuore in mano. Come si riesce a raggiungere questo tipo di obiettivo per un giornalista? Si cerca di essere il più reale possibile. Con la realtà hai delle chance con chiunque, anche con i più capricciosi. Senza realtà finisci per inseguire davanti a Palazzo Chigi, come dicevo oggi, le nostre colleghe costrette dal nuovo giornalismo con i tacchi che ha 11 a rincorrere gente che uscirà da quella porta che non gli darà che due minuti, un minuto, già troppo, un minuto, quella roba non sarà mai montata perché non ha abbastanza, per cui tu vai al giornale, cioè, vedi che sono ancora della nostra epoca io. E insomma, rispettando la parola realtà, perché all'inizio quando io ho cominciato a fare queste squadre, ovviamente l'invidia è una malattia, tutti bene o male abbiamo un pizzico di invidia, qualcuno ce n'ha troppo. Mi ricordo che qualcuno mi disse che Pippo Baudo mandò un redattore nel studio dove noi facevamo la puntata e come posso dire, e lo mandava di avanscoperta per vedere se era vero, i giornali avevano annunziato che avevo Robert De Niro in diretta i giornali che sono sempre già allora chi perdeva la parola realtà, e loro il giorno della diretta da Cinecittà, dove in uno studio entrava Robert De Niro truccato come nel finale di C'era una volta in America, Sergio Leone e perché poi amico di tutti e due, come si chiama? Del film? Che era lì nello studio a fare da recipizio a De Niro. A dargli le battute? No, sì, vabbè, fa sempre così lui, simpaticissimo. Era James Woods? No, era il no. Ah, De Nicoli. De Nicoli, direttore di fotografia, no. Vabbè, no, non mi viene. No. La vecchiaia è bella, però. e così lui mandava a vedere chi c'era da Pippo Baudo. E quello tornava e diceva, ma è davvero? E lì sono andato nello studio, non ci posso credere. Anche io non ci potevo credere, non è che io sono Superman. La realtà è che ho saputo, credo, coltivare le amicizie. La gente che mi aiutava in Nord e Sud America a fare la mia televisione, quando veniva in Italia era completamente... Io ero a disposizione loro, facevo quello che loro volevano, con la mia 600, io avevo la 600, allora più di quello era, poi ho avuto una Volkswagen che Maggiolino. E allora non ci credevano, perché fare quello che è oltre quello che si può fare, intanto chi lavora alla televisione di Stato spesso prende la televisione di Stato come uno spizio, qualche cosa da dove vanno a morire gli scheletri di quelli che hanno fatto la televisione. E poi De Niro è l'uomo più inarrivabile
E io sono diventato amico suo a New York, perché lui ovviamente è il suo amico è Martin Scorsese. E Martin Scorsese ha sposato Isabella Rossellini per 5 anni. E Isabella Rossellini era la mia assistente a New York. Quindi io andavo a dormire a casa di Isabella quando avevamo degli ospiti. Oh, c'è quello lì, lo prendi tu. È chiaro che io sono partito lì con una posizione avvantaggiata. Però anche credo di non avere rotto, cioè di non aver voluto troppo, di non aver pestato i piedi, di non aver... e a un certo momento però De Niro non aveva capito bene che cosa facevamo, infatti ci fece vestire tutti come erano nell'ultima scena di C'era una volta in America, cioè volle che avesse addosso gli abiti, perché lui dice che in quel modo meglio gli veniva la sua recitazione. E devo dire che quello è un momento di televisione altissima, cioè inarrivabile, il più grande attore del Novecento è Bob, che tra l'altro verrà tra poco in Italia, sai? Sì. Sì. Perché noi stiamo tentando di rimettere in piedi il film sulla vita di Enzo Ferrari, siccome io ho fatto due interviste al vecchio, che mi chiamava lui, devo dire la verità, evidentemente aveva apprezzato, come dicevo prima, la gentilezza con cui i miei maestri mi avevano insegnato a lavorare, che erano i miei maestri Maurizio Barent, Antonio Pirelli, Sergio Zavoli, tutti quelli che mi hanno insegnato il mestiere, no? Perché se non hai qualcuno o un'occasione che ti insegni il mestiere, a un certo momento te la fai addosso. E così fu l'episodio De Niro. E successivamente, quando abbiamo fatto il documentario, quello che vedete voi stasera, su C'era una volta in America, Leone che non lasciava mai andare via niente delle sue... di quello che era il suo mondo, quindi poi però ho capito che me voleva bene, perché poi alla fine improvvisamente al venerdì qualcuno ti dice De Niro non viene domenica, io avevo fatto tutta una puntata, 5 ore di televisione, che faccio, mi suicido? Tutto era saltato su chi paga lo straordinario delle maestranze di fine città, certo. Il problema di fondo. E Sergio Leone mi venne vicino, mi prese così, e lì ho capito che voleva bene. E mi disse, Gianni, quello era il camerino di De Niro, lui è un testa dura, che uno che cioè non è che con i salamelecchi che lo fai, entra di, questa è la chiave, entra di dentro, parla, se esci sorridendo io capisco che è andato tutto a posto, se non esci sorridendo ti arrangi. È uscito sorridendo, però ha detto a Leone, devi chiamare il produttore esecutivo, perché c'erano dei soldi da spendere. Devi commuoverlo, se non lo commuovi sei pregato, però ricordami quando siete andati a parlare insieme a che io andavo molto negli Stati Uniti per lo sport, non solo per lo sport, l'America Latina. Io lavoravo su me stesso, con i soldi miei, che erano sempre investiti, quelli che avevo su fare qualcosa con il circo. Certo, ero di una famiglia medio borghese, quindi non ero... mamma era vedova, però mio papà non c'era. E insomma, ancora stato dentro, all'uscita, io fa a Leone, senti Sergio, io non so se Gianni ci ha detto la verità, ma noi non possiamo lasciarlo nella merda.
Cosa gli ho detto non lo so. Però sei stato convincente. Il mattone romano, quello che... Mannaggia, una vecchiaia. Verdone, ma Verdone. Carlo Verdone. Carlo Verdone che era figlio di un grande critico del cinema, di cui io sono stato collega in gioventù, che è un po' più vecchio di me, vuol dire che sono vecchissimo io. Allora, sì, anche perché Leone nell'ultimissima parte di vita, che erano gli inizi in realtà poi di Carlo Verdone, gli aveva prodotto i primi film, Verdone, insomma c'era anche proprio un'amicizia con Carlo. Un rapporto di maestro allievo, sì. Questo lo pretendeva Leone. Era un tipo duro. Ti abbiamo chiamato stasera per parlare del tuo film della vita, per farlo rientrare appunto all'interno di una... C'era una volta in America, però ti volevo far introdurre proprio C'era una volta in America da una piccolissima clip che abbiamo preparato e che manderei subito. Questa è la più bella scena di tutto il film, quella dei tre ragazzini dove incomincia una vita con la morte, perché era un film che raccontava una generazione che pigliava possesso di essere un cittadino nordamericano e non più un immigrato da qualche parte. E poi chiaramente c'è questa musica accattivante e strepitosa di Ennio Morricone. E Ennio ha fatto della roba che si suona continuamente in tutte le manifestazioni, poi è successo anche con Fellini e Nino Rota, la stessa. E quella musica era preparata prima, la scriveva prima, pensate che fascino aveva Morricone su Fellini stesso. Su Leone, scusa. Sempre avevo le cose che ho detto prima. questa musica era scritta prima ed era Leone incredibile che adattava le scene che girava alla musica già scritta da Morricone. Cioè lì chi menava la danza era Morricone, dico la mia. Incredibile, cioè che uno faccia la musica, devi stare dentro questi... Noi stessi che facciamo i documentari siamo sempre lì a lottare come si fa, taglia qui, entra qui, no, non c'entra, mettici questo con un finestratore. E lì io ho assistito come lavoravano Leone e Morricone insieme.
è un pezzo, tra l'altro, si potrà vedere all'interno del documentario. C'è un pezzo, credo fosse a casa di Morricone. Sì, sì, al pianoforte, anche se Morricone dice che non sono un grande pianista, dice lui nel film. Lui è un solo bravo pianista, io sono... Sì, lui esattamente. Ma sentimi, questo è un film, appunto, dicevi, tra amore e morte, ma soprattutto è un film che lo si vede proprio nella scena che abbiamo selezionato della morte di Dominic, no? Del ragazzino per mano di Bugsy, del gangster locale. È un film appunto sulla perdita dell'innocenza in qualche modo, e lo è non solo di una generazione, ma forse di un'America che stava veramente cambiando. E sicuramente lì era la generazione che era finito l'epoca in cui l'italiano arrivava con la nave, quelle che avete visto nel film, nel palino. No, stasera non le ricordo. No? Tu per cui mettetevi da me non fa. Nuovo Mondo, Galese. Facevano parte della nazione americana, quella generazione. Non era più un emigrato. Certo. Per cui noi, quelli che parlano, lo ripeto, senza avere elementi per farlo, ci è voluta almeno tre generazioni perché uno diventasse cittadino. Noi vogliamo ripetere quella che non era il momento più entusiasmante dell'America, assolutamente no, assolutamente no. E poi oggi dicevo, lui, c'è il fatto che quando si dice ma mandateli nel loro paese, è il loro paese, ma tutte le ricchezze dei paesi africani sono stati rubati dalle nazioni europee. Che hanno chiesto permesso per culo, ma anche i più piccoli, Leopoldo del Belgio, la Spagna, cioè si sono accaparrati tutto quello che divertiva. Leopoldo del Belgio era un gran giocatore di hockey. E la società delle nazioni, allora non c'era loro, la società delle nazioni aveva detto alla società, aveva detto: sono stato in Africa, mi sono divertito molto, per la caccia grossa avevano fatto. E voglio lavorarci io, poi me lo prendo io questo. Se siete che l'avete, ora c'è l'ONU, ne manco quella che c'era una segreteria della Società delle Nazioni. Tu gli rubi tutto, perché non hai più spesso aree di sviluppo. E poi dici tornatevi a casa, questi non lo sanno, per fortuna non lo sanno, quello non è nostro. Sì, è lo stesso che tu racconti la Somalia non era nostra, l'Etiopia non era nostra, soltanto per dire, e poi nello stesso l'Africa è piena di diamanti e di ogni altra ricchezza al mondo, è quella che detta la legge in Congo, in Barterville. C'è una situazione in cui la figura di cacca la fanno le comunità europee, che è quella democratica, all'altezza, la realtà, cioè imponendogli la divisione di quei paesi, come ti conviene a te ma non conviene a loro, tu hai creato qualcosa che ancora adesso non siamo riusciti a perché non è che questi scappano perché vogliono andare a ballare in Sardegna, scappano per rimanere in vita, loro e i loro figli. C'è qualcosa che non quadra, o meglio, che è nella logica di io sono il più forte e più ricco, quindi dico io quello che si può fare. Va bene, ma loro non si devono lamentare se gli succede qualcosa. E tornando invece al film, in particolar modo al finale. E io penso che C'è una volta in America sia probabilmente uno dei film della storia del cinema con uno dei finali più ammaianti, più interessanti, ma nello stesso tempo più misteriosi, perché
qual è la versione, la tua versione da cinefilo? Cioè, tu come te lo racconti? È un flashback? È un sogno che lui si è vissuto nella fumeria doppio? No, è un flashback. Tu hai la versione più pragmatica, diciamo, della... Sì. Non è... Non so, siccome ho l'onore di aver... me l'ha detto De Niro... Che... Ah, bene, ok. E lui è così preciso nel preparare le scene che perfino come muove il gomito destro e il gomito sinistro è stato calcolato prima, calcolato prima 10 volte. E il personaggio è uno veramente interessante. Mi spiace solo che sia mancata una intervista probabilmente a Kubrick, Latini se invece mi sbaglio. Perché... Non era Kubrick, era... peccato che ti sia mancato per almeno quello, perché sennò davamo anche, svelavamo anche il finale di Due Volesse nello Spazio e stasera avevamo fatto canasta con 900, diciamo. E, senti, invece c'è una cosa che prima di andare in conclusione ti voglio chiedere. C'è nel documentario viene, c'è un'affermazione che mi ha molto colpito di Sergio Leone, che ti dice, lui dice: i miei film sono praticamente tutti un mondo giudicato dai bambini. C'è una volta in America invece il giudizio sul mondo dei bambini, perché dice, perché l'America è un paese di fanciulli, ma un paese di fanciulli che però si è ritrovato a votare Trump. Proprio perché hanno votato Trump si vede che sono ancora i fanciulli devono crescere. Ma c'è di strada da fare. Ma infatti oggi mostravo molto perplessità, io non so dove va a parare, ma non è se danno 20 punti in più o in meno alla nostra politica economica si risolve il problema. Dello spread se ne fregano assolutamente tutti, solo i banchieri hanno questo problema. No, proprio come si possono risolvere le realtà attuali, cioè come se il fatto che tu puoi alzare la voce, già diverse volte la storia con l'Islam e con altre situazioni come quelle ha fatto vedere che il mondo capitalista aveva sbagliato, no, però si continua ad andare avanti perché bisogna per forza avere l'egemonia del pensiero liberale, certo. È liberale all'inizio dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, perché con tutto quello che il mondo sta dicendo, quali sono le novità, le tecnologie che usano, ora arriviamo sul pianeta rosso, e tutto, ma appunto il mondo va avanti in quel modo e non nel modo degli stracciaioli che diventano ricchissimi. Il mondo è sempre lo stesso, con delle punte, anche se Obama ha dovuto salvare in prima persona due banche americane, nella mentalità capitalista il governo non può e non deve mai entrare e prendere in primo piano il salvataggio di due, devono morire quelle due banche, vuol dire che hanno amministrato male, hanno rubato, di questo si tratta, la borsa di New York non è roba dei genti uomini. il toro... Senti, andiamo in conclusione invece, e questo me lo devi concedere, ci sono nel Novecento, abbiamo fatto parlare le immagini di movimento, il cinema, però ci sono degli scatti fotografici che hanno segnato il secolo e sono diventati emblema, sono diventati iconiche. Penso per esempio a lo scatto a New York a fine della prima guerra mondiale, del bacio, no, tra il marinaio e l'infermiera, penso a Einstein alla lavagna, o penso a Piazza Tiananmen, quindi al ribello di Piazza Tiananmen. E poi penso in realtà che noi in Italia abbiamo una foto iconica che possiamo far vedere.
Chi è questa qui? Allora Gianni, da Checco il carrettiere, quella sera è successa la storia. Quella sera ha detto il campione, tutti noi intendevamo dalle lampade del campione che c'era, ce l'ho qua, e c'era Gambo Marquez che diceva parece un cura, sembra un prete, lui raccontava con un certo enfasi, no, lui raccontava lui e scherzava, ci piaceva vedere come noi ricevevamo la sua operazione, la sua... E niente, quello nacque in un modo strano. Io avevo appuntamento con De Niro perché stavo lavorando per l'intervista e mi chiama a un certo momento Sergio Leone, dice, ma che ne fai? Mi porti via il protagonista. Il protagonista mi dica, io dico, lui si è autoinvitato a cena. Come a cena? Perché dove, cosa fa? Viene a cena con Mohamed Ali, con Mohamed Ali, e a me non mi chiami. E siamo arrivati a De Niro e Leone. Manca Gabbo. Gabbo parece un cura, sembra un prete. E infine Mohamed, che ha detto a un certo momento che era stanco, invece eravamo più in confidenza, mi porti a dormire. E tutte le nostre compagne, ognuno di noi si godette a questa cena con la compagna, marito, fidanzata, conosciuto in quel momento. E devo dire, tutto sembrava possibile, in parte è stato vero per il mio lavoro, ma è certo se uno pensa, ora metto in fila questi cinque, andiamo a mangiare da Checco. C'è la figlia di Checco che ora ha messo un'enorme fotografia con tutto, perché non l'aveva dentro. Non l'aveva dentro la locale. Sì. Allora, io nel ringraziarti cito una cosa che viene detta nel documentario che state per andare a vedere. A un certo punto Sergio Leone sul finale dice una cosa, i vincenti si riconoscono alla partenza. Tu oggi pomeriggio parlavi della tua simpatia per i perdenti, perché in qualche modo i perdenti hanno delle storie più interessanti e alla fine sono vincenti per tutta la serie. Bravo, non ricordo, io non tengo, penso così. E però io credo che vincente, come vincenti come te ce ne siamo stati pochi nella nostra storia del giornalismo e credo non solo. È un mestiere, ho tentato di non essere ridicolo, perché i giornalisti spesso ormai sono ridicoli, io più vedo e non mi vedo, intravedo e poi con mia moglie ci vediamo i film che non abbiamo visto per tante ragioni, perché le nostre figlie ormai ne sanno più di noi. Sono due appassionate di cinefile, mi stai crescendo bene. Sì, sì, assolutamente. Una in particolare, insomma, può essere che la mandiamo perché Walter Salles, il regista dei diari della motocicletta, sì. Fin sulla viaggio giovanile di Che Guevara. No, tu ti sbagli con Marianna, che è Marianna. Guarda la figlia americana. Vabbè, ma vorrei vedere voi a ricordarvi. Vabbè, diciamo che in cinema non si perderà contesti. No, assolutamente, meno male. Meno male, meno male. Ringraziamo Gianni. Festival di Cinema di Roma. Festival di Cinema di Roma. Volevo andare a salutare Martin Scorsese. Scorsese. No? Non riuscivo a trovare, lui sta all'hotel in cima al posto, ma... No, in quello che... Non c'erano più biglietti. Avevo chiesto regolarmente, sono giornalista, scrivo di questo, sono
non l'accesso alle signorine di Parioli che vengono catapultate in questi, in questi, in queste situazioni. E non riuscivamo. Ora, come avete capito, uno come me, che ha 60 anni di professione, ha anche dignità, non posso andare a remotinare un biglietto, devi pensare tu questa organizzazione, se no mi dici che è tonda, non ne abbiamo. Io non ci credo, però tu mi hai risposto. E allora un altro amico comune ha un'idea, dice, ma ho appena parlato con Bob, perché Bob è il nostro amico e quello che ha fatto la Tribeca a New York, che Lione è resuscitato, e lui è delle grazie ormai degli amministratori di New York, perché ha di una situazione da cesso, è diventato un Lione con dove c'è non solo la presenza in convento del cinema, ma anche una serie di manifestazioni. Il sindaco di New York ama De Niro, che col suo lavoro ha avuto questo termocolo di fare questo. E allora questo fa, sai che chiamiamo un po'. Quello è un abbastanza, chiamiamo Bob, risponde Bob, perché ci quanti biglietti mi servono? Quanti biglietti mi servono? Quattro. Allora lui fa parlare il suo manager americano con questi della festa del cinema, e l'indomani c'erano come per incanto i quattro biglietti. No? Vabbè, si chiamano amicizie in alto queste date. Grazie ancora.